Bisogna essere rivoltosi, ragazzi. Ci vuole la dittatura del popolo. Ci vorrebbe proprio la dittatura del popolo, anarchia. Ma l'è sempre una dittatura. L'è sempre una dittatura, ma intanto si va avanti 2000 anni. Poi si vedrà. Quello che mi preoccupa a me è Berlinguer. Recentemente mi pareva un po' lento, vero? Berlinguer? Berlinguer che? Berlinguer non è lento, ignorante. Berlinguer ci vuole bene. Anch'io gli voglio bene a Berlinguer. Ma il problema non è mia quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione. Si fa, quei felici. Chi si fa? L'unica cosa che dovrebbe fare Berlinguer è quella di darci via, basta, lui. Lui ci dovrebbe presentare in televisione, alla città, senza di niente a nessuno, la sera alle 9, no? Piano piano entrare, tutti pronti davanti, e lui arrivare alla città, buonasera, compagni, via! Ecco, e perché ci dai via? Perché c'ha da fare, c'ha famiglia. Via via ragazzi, si fa fare una partitina, vai! Poi il comunismo viene da sé anche senza Berlinguer. Il comunismo è come prima di farsi la prima sega, che si viene a letto da sé, si fa. Dio buono, cosa mi è successo? Niente, oh fanciullo, sei venuto, quello che non funzionava ora funziona, godi. Ecco, il comunismo, così il popolo si... è come un ragazzo prima di farsi la prima sega. Si arriverà la mattina da sé, si dice, è arrivato il... cosa ci è successo? Niente, popolo, sei venuto, quello che non funzionava ora funziona, godi. Ecco, il comunismo è la sega prima di farsi la prima sega, si viene da sé spontaneo. Stasera, alle 9 dopo cena, alla Casa del Popolo Majakowski, si terrà un dibattito sul tema... Vuole la donna permettersi di pareggiare con l'uomo? Parlerà il compagno locale Vladimiro Tegoloni. Cittadini di campagna, intervenite e garantite una partecipazione eccessiva.